settore dell'internazionalizzazione, cioè creare quegli strumenti a supporto delle nostre imprese affinché possano raggiungere i mercati internazionali più facilmente rispetto a quelle che sono state le possibilità di cui hanno potuto disporre fino ad oggi. Ma intanto abbiamo delineato, ancora prima che finisse il pericolo pandemico più grave che abbiamo vissuto, una strategia che preveda immediatamente una programmazione di tutte le fiere, di tutte le presenze, anche di tutte le linee economiche che vanno rafforzate in termini di export. Abbiamo condiviso questa strategia sia all'interno che con consulenti esterni, con gli organismi superiori come l'ICE, come le Camere di Commercio, come le aziende speciali, e questa strategia, ovviamente dovuta anche ad un lungo e serrato confronto, oggi comincia a prendere corpo, declinando tutte le fiere che abbiamo già previsto di fare nel territorio nazionale e all'estero, declinando l'operatività su Dubai 2022 e soprattutto facendo un accordo importante, storico, con l'Agenzia Commercio Estero, ICE, che è un soggetto internazionale che rappresenta l'Italia e supporta le imprese per favorirne l'esportazione. Questo protocollo, che è molto importante, che oggi firmiamo insieme al direttore generale Luongo, servirà ai nostri imprenditori per avere assistenza tecnica, formativa e anche opportunità di vendita e di crescita sui mercati esteri. Insieme a questo ci sono tante altre iniziative che comporranno un quadro generale che mano a mano andremo ad ipanare, mettendo sul piatto a tutti coloro che vogliono crescere e vogliono fare esportazioni una serie di supporti tecnici, scientifici, ma anche politici sui mercati esteri, che probabilmente sono quello che in questo momento riteniamo le aziende possano aver bisogno.